c'è rammarico, perché comunque sia prima, dopo Ancona, diciamo, avevamo appunto fatto secondo me qualcosa di buono, abbiamo fatto 4 risultati consecutivi positivi, quindi penso che un po' di rammarico ci sia da parte di tutti, perché potevamo veramente essere in vacanza a questo punto. Però purtroppo sono cose che nel calcio succedono, quindi adesso a testa alta affronteremo i playout meglio, con la consapevolezza di essere una buona squadra, ma appunto sicuramente abbiamo avuto dei limiti perché siamo quinti ultimi, quindi qualcosa sicuramente non è andato. Ecco, qual è dopo Ancona la partita che mi fa più rabbia, no? Aver lasciato punti? Per me, diciamo, la partita chiave è stata quella con la Reggiana. Perché è vero che è una squadra forte, una corazzata, perché se andiamo a leggere i nomi è una squadra molto, diciamo, costruita bene, però giocando in casa tutto quanto, anche diciamo sottotono, magari a un momento di difficoltà anche a livello fisico, sicuramente il pareggio ci poteva andare bene, e tu comunque sia andavi poi dopo contro il Forlì con 5 risultati positivi e con un punto in più sulle spalle. E sicuramente il campionato, secondo me, sarebbe finito in un modo diverso. Domenica sei rientrato dopo 2 settimane di stop. Che livello sei tu e come ti vedi, insomma, in vista dei playout? Allora, io intanto sono rammaricato di questa cosa, che purtroppo non riesco mai a, diciamo, riprendere al 100%, perché ho avuto ricadute su ricadute. Di conseguenza ho a volte anche, diciamo, paura nel gestire delle situazioni, perché comunque sia non sai mai cosa va incontro, secondo me non mi è mai capitato, quindi sono, diciamo, sempre un po' frenato, però in questo momento non mi sento al massimo delle mie potenzialità, nel senso che sono sicuro che posso dare di più, però sono vicino e sto lavorando, voglio lavorare sempre al 100% anche durante l'allenamento, per poi poter dare il mio contributo alla squadra alla domenica. Senti, anche se tu non hai mai incontrato, mi sembra, Lumezzane, no? Perché le 2 partite erano già state disputate da Serie A, pensi che però sia l'avversario ideale per questo play-out? Ma secondo me il play-out sono un terno lotto, nel senso che qualsiasi squadra incontri è dura ed è difficile, però credo che noi dobbiamo guardare un po' noi stessi, nel senso che dobbiamo veramente in queste 3 settimane che sono allenarci come abbiamo sempre fatto, e poi dopo, quando sarà il momento di affrontare Lumezzane, che secondo me poi come noi si trova in questa, diciamo, situazione, vuol dire che hanno dei problemi e quindi dovremmo cercare il modo migliore per fargli male, però non c'è secondo me una squadra più debole in quelle circostanze. Secondo te perché questo Teramo non fa gol? Ma è una domanda. Io ho visto anche, perché dal campo ti fai delle valutazioni, poi fuori ne fai altre, diciamo, di considerazioni. Io mi sono fatto una considerazione domenica, che noi arriviamo lì. Noi magari in qualche modo di cross, di palle filtrate, poi non riusciamo, diciamo, a concretizzare. Questo non vuol dire che è colpa dell'attaccante, non vuol dire, perché poi magari anche il centrocampista, anch'io personalmente posso dare una palla meno diciamo finalizzante, diciamo. Però credo che abbiamo tutto per, e lo stiamo dimostrando, perché arriviamo lì. Poi ci manca quel pizzico di cattiveria, secondo me, sotto porta, oppure convinzione di poter far male all'avversario. Sicuramente il gol ci può aver dato una mano e sicuramente ci ha sbloccato, io credo questo. Ecco, tornando ai tuoi problemi fisici, prima hai parlato di ricadute, ma è un problema con il quale tu dovrai convivere? Perché così mi pare di aver capito nelle precedenti interviste, faceva cenno Ugolotti, oppure è un problema che potrei risolvere? No, io adesso spiego un attimo la situazione, perché appunto purtroppo sono arrivato a gennaio in un momento in cui potevo gestirlo meglio, nel senso che venendo in una squadra nuova non mi sono permesso di fermarmi, nel senso che non volevo dare l'idea di un giocatore che si era seduto oppure che non si impegnava, allora volevo sempre dare il massimo. Purtroppo
ero stanco, di conseguenza mi sono fatto male. Da quel problema lì, poi dopo sono nate tutte altre tipi di circostanze. Ad esempio, adesso mi si è infiammato il nervo sciatico, ma quelle sono cose che poi voglio finire stagione nel migliore dei modi. Appunto, sto facendo punture, sto facendo tutte tipi di cure possibili per stare meglio per fine stagione. Poi giugno lo prenderò come un mese di cure più specifiche, dove appunto avrò anche un mese sicuramente per star fermo e poi riprenderò, ma non è un problema che mi porterò per tutta la vita. Però è normale che quando tu ti trovi all'acqua alla gola, nel senso che devi recuperare in 2 settimane, 3 settimane, mancano 4 partite, sei sempre lì a pensare, a sperare di farcela, è normale che poi ti fai male. Io penso questo. Senti, la spalla ce la fa? Sì, la spalla è un organico troppo forte. Ha fatto un campionato veramente... Sinceramente, quando sono andato via non ci credevo. Eravamo comunque sesti, se no direi in industria. Poi piano piano mi sono accorto che ha fatto un mercato mirato e l'allenatore è forte, di conseguenza ce la fa. E domenica ha perso un'occasione. Sì, però sì, sicuramente. Io ho visto la partita perché l'ho guardata tutta e l'arbitro sicuramente non mi ha dato una mano. Però sono episodi che capitano nel calcio. Però credo che mancano 2 partite... ce la fa, fa un miracolo sportivo, perché comunque essendo anni dalla C a Serie A non capita sempre.